Questa è la mia prima visita da Presidente della Repubblica negli Stati Uniti. Essere accolto dalla comunità italoamericana con questo calore è per me davvero commovente. La comunità italiana sta per incontrare il Presidente Mattarella al Guggenheim Museum. Cosa significa per noi italiani all'estero e per gli italoamericani questo evento? Presidente della Repubblica è la persona più importante e più significativa che possiamo immaginare per l'Italia. Averlo presente di fronte al pubblico americano e degli italoamericani è un qualcosa che ci fa onore e piacere e di sicuro è molto importante per il nostro paese. Ti può fare un piccolo riassunto su che cosa è successo? Il Presidente ha incontrato ieri sera in residenza circa 150 ambasciatori, rappresentanti permanenti degli Stati membri delle Nazioni Unite e ha fatto un discorso molto breve nel quale però ha rivendicato in fondo tre filoni della sicurezza, dei diritti umani e della protezione dei beni ambientali. Ban Ki-moon ha ringraziato il Presidente per quello che fa l'Italia, effettivamente, il più grande fornitore di truppe del gruppo occidentale e quindi pacificazione in Libano, la campagna per la moratoria sulla pena di morte, le politiche di sostegno per l'agenda 2030 sui cambiamenti climatici. Abbiamo registrato un diffuso riconoscimento del ruolo che fa l'Italia nel Palazzo di Vetro. Mr. President, on behalf of the Italian and the Italian-American community of New York and of the area of the three states, New York, Connecticut and New Jersey, I wish to thank you for having accepted our invitation. It is an honor, Mr. President, to welcome you here together with the Undersecretary of State, Mr. Vincenzo Amendola, the Ambassador of Italy to Washington, Claudio Bisognero, Mrs. Laura Mattarella and the entire delegation in this splendid setting of the Guggenheim Museum. Cosa significa la visita del Presidente della Repubblica anche per chi si occupa di tanto dell'italiano come te? Beh, il Presidente della Repubblica credo che sia uno dei maggiori sostenitori, si è espresso positivamente per la lingua e la cultura italiana all'estero, perché c'è proprio questo binomio diretto tra più cultura, più lingua italiana e più amore per i prodotti italiani. A few words about the President. The President, he's a great guy, I know his brother very well in Sicily. And we love to see him tonight because he's a very great, great guy. Well, the president represents us all. And I think, you know, he's new. He is so wonderful for the position and great. Much admiration for him and his career. And he's coming to the United States as the president for the first time. We need to be all here to greet him. È semplicemente un onore essere in sua compagnia qua al Guggenheim, in qualche modo a celebrare l'intera comunità e tutti quelli che veramente tengono alto il nome del paese, dell'istituzione che lui rappresenta. Quindi essere poi a casa della Guggenheim Foundation per noi la Bazza è un ulteriore privilegio, perché è davvero diventata una seconda casa a New York. È una visita doppiamente importante, siamo onorati. Darà ulteriore spinta alle relazioni politiche, alle relazioni diplomatiche e siamo convinti anche alle relazioni commerciali, che sono sempre il nostro punto maggiore di interesse. Quindi un momento straordinario, un anno straordinario, siamo grati al Presidente Mattarella per essere con noi a New York. This was a wonderful evening, wasn't it? To be able to have all of the major groups in New York City and the Italian American community come together to welcome the President of the Republic. It's unprecedented, really. I think this is a wonderful success for our community and for the relationship between Italy and the United States and Italy and the Italian-American community. Governor Cuomo is wonderful. He so very much lives his Italian heritage. He's proud of it. He's real a part of his life. And I think it made a wonderful opportunity for him to welcome the president, not just on behalf of the state, but on behalf of this community that his family has meant so much to. As leaders and as forward thinkers, and I just think it was a wonderful circumstance to all be in the room together tonight. Thank you very much. Auguri a tutti. This is a special treat for us here in New York, and let's give Signor Presidente a big New York welcome as we welcome
President Mattarella. And pleasure to be with the ambassador and his staff. We are so overjoyed that you are here. We know how busy your trip is and how much you have to do, and what a special treat it was for you to take the time out to come to New York. It's also a special treat for me as the governor of New York, as I am from Italian heritage. My father and his people were from outside of Napoli. My mother was from Sicily, outside of Messina. But my father was governor for 12 years, and his relationship with Italy was very important, and I'm very proud to carry on that legacy as the governor of New York. I think this is a wonderful night, honoring the president of Italy. He seems so affable about Italian Americans and what we've contributed to this great country. But I think what he almost alludes to is that we all have the same DNA. We have that energy, that enthusiasm for life. I hope that we can continue this collaboration, because he seems like somebody who knows what's happening. The visit of the President of Italy to the United States, of course, in general, is a wonderful occasion, especially for us Italians and Italians, Italian Americans. But the fact that, you know, we can have an event in which we have the president with the governor of New York, who's Italian American, with a number of associations here who are Italian American, the National Organization of Italian American Women, the Columbus Citizens Foundation, National Italian American Foundation, and so on, is just wonderful, because it really sort of reinforces the bond between the two countries. Well, for the Italian American community, it's always a good motivator. It's always a good inspiration. And the long arm of diplomacy is the Italian American community here. That was a quote from an ambassador. He said the long arm of diplomacy are the people who are in this room. So it's a very, very good initiative that he's here. I'm delighted. Che valore simbolico ha per il mondo della cultura la visita del Presidente della Repubblica negli Stati Uniti? Beh, il fatto che lui abbia voluto in tutti i modi avere anche una tappa culturale, a parte, diciamo, questa che lo è oggettivamente, ma anche di visitare il Whitney, che è un grande museo di arte americana ma costruito da un architetto italiano, mi pare molto significativo e per me molto importante. Mattarella rappresenta, se vuoi, una delle facce della Sicilia, l'uomo austero, l'uomo riservato, l'uomo di legge, che è una delle componenti che magari al cinema non si vede ma che è importante della Sicilia. I therefore wish to very warmly thank you for your invitation. I wish to thank all the associations who have invited me here this evening for this gathering. The Conference of Presidents of the leading Italian-American organizations, NIAF, the Columbus Citizens Foundation, the Sons of Italy in America, the American Association, or the American Society of the Italian Legions of Merit, the National Association of Italian-American Women, the Italian-American Chamber of Commerce. They have all demonstrated and continue to demonstrate that there are indeed very deep ties with our country. It is this friendship that is an excellent witness of the depth and breadth of the relations between the United States and Italy. And this is precisely why I wish to take this moment to thank you all so very much. I thank all the people who are present here this evening, and to all Italian Americans. It is with great emotion that I am here before you all this evening in this magnificent hall of the Guggenheim. This is an institution which also, by the same name, has a collection in the Palazzo Venier in Venice, and it is an institution which witnesses in an excellent way the inestimable value of the heritage of ties that unite our two countries.
In looking at you all here, I see and I admire in your faces a narrative which is made of courage and sacrifice and hard work, but it is also made up of major achievements which have helped to forge over time the destiny of the American nation and of Italy, and I don't think that this is a hyperbole if I say of the entire world. Si vede che Mattarella è popolare nella nostra comunità. E lo merita, è una brava persona. Viene da Palermo, terra di mia madre, per cui è anche costituzionalista e tutte queste altre cose. Qui sono contento di essere qui e mi fa piacere veramente vedere questo entusiasmo che c'è stasera. We're very anxious to get to know him. And we know that he's originally from Sicily, or is from Sicily. And of course we have many Sicilians in the United States. So you see a big crowd waiting outside. It may be very, very cold, they're very, very patient, but they're all excited and enthused to meet the new president. Il presidente ha parlato dell'importanza della promozione della lingua italiana nel mondo proprio come veicolo per tutto il sistema Italia e quindi sarebbe molto sbagliato tagliare I fondi soprattutto agli enti efficienti come lo IACE qua a New York. Mi sembra una bravissima persona, mi piace molto Mattarella. Spero che gli piaccia anche a lui un po' il jazz, non lo so questo. So che però è nato lo stesso anno, forse lo stesso mese di Mick Jagger. Hanno qualche differenza di carattere, però insomma è simpatico anche lui. Che cosa ti ha colpito di questa accoglienza al Presidente della Repubblica? Beh, certamente questa unione tra Italia e America così importante, così evidente in tutti gli Stati Uniti, quindi importantissimo. Secondo me ha rinforzato questa relazione e questa vicinanza tra I due paesi. Per me è un'emozione. Siamo qua appunto a fare gli auguri al Presidente come simbolo dell'Italia, quindi veniamo a fare il tifo qua di persona. Questa sera. Sempre. Mattarella said New York City is like an anthology of the world, and he was right. And when you come here, you realize that. Governor Cuomo also pointed out that Italians have been here from the very, very beginning of New York City, and that Italians are deeply connected to the fabric from the beginning. So the heritage of Italian culture is part of the DNA of New York City. So it is an anthology of the world. He's right. What do you think about this president today? I think he's wonderful. Yes. And I hope that I wish him all the best of luck and good health.